Beh, a me è successo ieri, quando ero di nuovo in ritardo per lavoro. Come sempre, mi sono precipitato giù per le scale e sono corso verso la stazione della metropolitana vicino casa mia. Il treno stava per partire e, in moviola, ho visto le porte che si chiudevano. Mi sono buttato, aspettandomi che, visto che mi infilavo, le porte si sarebbero riaperte. Beh, in realtà non è successo e sono rimasto bloccato. Le porte non si sono aperte come facevano una volta. Fortunatamente alcune brave persone mi hanno aiutato e sono arrivato in tempo al lavoro. Ma appena ho finito gli impegni più urgenti, ho fatto una piccola pausa e mi sono messo al computer per cercare su Google il perché di quel piccolo incidente. In pratica ho scoperto che esistono due tipi di porte della metropolitana. Il primo ha i bordi sensibili. Ciò significa che non appena viene rivelato un ostacolo, come una gamba, un gomito o persino una borsa, si riapre immediatamente. Una volta che riesce a entrare, la porta si richiuderà automaticamente o il capotreno premerà il pulsante per chiuderla. Il secondo tipo è quello con porte che non sono dotate di bordi sensibili. Immagino che siano quelle in cui sono rimasto intrappolato io questa mattina. Non si ritraggono automaticamente quando incontrano un ostacolo. Eh no! Invece continuano a chiudersi su chi è stato abbastanza sfortunato da rimanerci intrappolato, cioè io stamattina. La buona notizia è che questo tipo di porte insensibili non ti faranno del male. Esistono alcuni standard di forza con cui si chiudono. E se tutto va come dovrebbe andare, se dovessi rimanere intrappolato nella porta, non dovresti sentire più di 20 kg di pressione. Sgradevole, ma non tanto da farti male. Questo mi ha fatto riflettere. Perché non dotare tutte le porte della metropolitana con bordi sensibili? In questo modo non si rimarrebbe schiacciati nelle porte della metropolitana. Ma ho scoperto che il problema è più complicato di quanto possa sembrare. Innanzitutto, se il meccanismo di retrazione non dovesse funzionare, le porte con i bordi sensibili potrebbero riaprirsi durante il viaggio, gettando fuori le persone con la metropolitana ancora in movimento. Inoltre, se le persone continuassero a infilarsi nelle porte, facendole riaprire più e più volte, provocherebbero ritardi nei tempi di percorrenza del treno e creerebbe ancora più disagi ai pendolari. Infine, più funzioni si aggiungono ad un meccanismo, maggiore è la possibilità che qualcosa non funzioni o si rompa. Ad esempio, le porte con i bordi sensibili potrebbero aprirsi accidentalmente se entrassero in contatto con qualcosa. Beh, tutto sommato, le porte insensibili potrebbero non essere una cattiva idea. Ad ogni modo, mentre stavo navigando alla ricerca di risposte, mi sono imbattuto in altre interessanti informazioni sulle diverse linee metropolitane in tutto il mondo, tra cui alcuni consigli di viaggio. Se vuoi trovare un posto libero sulla metropolitana, scegli una delle carrozze anteriori o posteriori. In questo modo, quando salirai all'ora di punta, non verrai schiacciato da altre 1000 persone e mi ringrazierai. The Tube, è così che si chiama la metropolitana di Londra, è la più antica del mondo. L'Underground Subway è stato inaugurato nel 1863 e la prima linea elettrificata è apparsa nel 1890. La metropolitana più antica al mondo si trova a Budapest. La metropolitana ungherese è stata inaugurata nel 1896. Nel marzo del 2013, oltre 1200 operai giapponesi hanno trasformato una linea ferroviaria in una linea della metropolitana. È stata un'operazione colossale che ha richiesto un'enorme quantità di manodopera, ma durante i lavori gli abitanti di Tokyo non hanno mai notato nulla di insolito. La costruzione avveniva durante l'orario di chiusura della linea ferroviaria ed è stata completata in una sola notte. Avevano pochissimo tempo a disposizione. L'ultimo treno arrivava alla stazione di Shibuya all'1 di notte e alle 5 del mattino dopo partiva il primo treno. 4 ore si sono rivelate sufficienti per un esercito di ingegneri, operai edili per organizzare tutto. E sono riusciti anche a fare qualche giro di prova. Nella città di New York e di Londra esistono edifici che in realtà non servono a nulla. Non vengono utilizzati poiché servono solo per nascondere i sistemi di manutenzione e ventilazione della metropolitana. A proposito di New York, molte stazioni della metropolitana hanno ingressi separati per i treni diretti verso il downtown e quelli che viaggiano verso l'uptown. Una volta che si accede a una delle due aree, non si può più cambiare linea. Non puoi ottenere un rimborso e se hai l'abbonamento, beh, allora dovrai attendere 18 minuti prima di poterlo riutilizzare. Ci sono diverse entrate per diverse linee anche nella tua città?
Fammi sapere nella sezione commenti qui sotto. Nella città di Cincinnati, in Ohio, la linea della metropolitana è quasi finita, ma non è mai stata usata ed è stata abbandonata. È lunga ben 3 km ed è la più grande linea della metropolitana abbandonata negli Stati Uniti. La costruzione è iniziata agli inizi del XX secolo, ma il costo si è rivelato essere troppo alto e il progetto è stato lasciato incompiuto. Il posto più sicuro in caso di emergenza è all'interno della carrozza stessa. Ma se per qualche motivo devi uscire, cerca le luci blu o quelle bianche. Le luci blu indicano dove puoi trovare un telefono, un estintore o degli interruttori. Invece le luci bianche che sono disposte in un cerchio mostrano dove si trova una via di uscita. In Grecia hanno grandi difficoltà a costruire la metropolitana e non c'è da stupirsi. Ogni volta che iniziano a scavare incontrano antiche rovine. Fino a 22 anni fa in Guangzhou, una città della Cina, non c'era alcuna metropolitana. Guarda questa meraviglia d'oggi. Questa metropolitana ha ben 257 stazioni e 14 linee. E ogni giorno quasi 500 treni trasportano dagli 8 ai 10 milioni di passeggeri. Tutte le sue linee sommate insieme misurano all'incirca 483 km. I treni della metropolitana di Montreal hanno ganasce fatte di legno imbevuto di olio di arachidi. Innanzitutto sono piuttosto silenziose. Inoltre si consumano meno rispetto alle ruote metalliche. Inoltre gli esperti affermano che questo tipo di treni sono più ecologici di quelli in acciaio o grafite. I newyorkesi sono spesso troppo occupati per perdere tempo a guardarsi intorno. Devono salire sul treno della metropolitana il più velocemente possibile. Ma per coloro che vogliono vedere il capotreno, possono notare qualcosa di veramente interessante. Alla fermata della metro, il capotreno punta sempre il dito fuori dal finestrino. E il dito punta sempre nello stesso verso. Al centro di ciascuna piattaforma della metropolitana di New York c'è un'asta di legno a strisce di colore bianco e nero. Quando il capotreno si allinea con questo schema zebrato, sa che è sicuro aprire le porte. Questo allineamento è fondamentale perché, in mancanza di questo riferimento, la carrozza posteriore o quella anteriore potrebbe trovarsi all'interno di una galleria e le persone non riuscirebbero a scendere. I capotreni non devono solo prestare attenzione a quella striscia zebrata, ma devono anche indicare con il dito. In questo modo dimostrano la loro attenzione. È proibito mangiare e bere sulla metropolitana di Washington DC. La ragione? Potresti macchiare i tappeti che ricoprono il pavimento della maggior parte dei vagoni della metropolitana. E le autorità dovrebbero spendere denaro extra per pulirli. E infine, la metropolitana di New York ha il più grande numero di stazioni al mondo. 472 in totale. Ed ecco un bonus. La famosa melodia della Duke Ellington Band, Take the A-Train, si basa su una vera linea della metropolitana di New York. Si riferisce al treno che porta ad Harlem, dove un tempo c'erano tanti meravigliosi jazz club. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.